Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Fantasia. Amici di GoTV, buonasera, benvenuti. Ah, che meraviglia! Non sono in pigiama, anzi ho cercato di dare il meglio perché c'è una serata importante, una serata a cui sono molto legata. Mi fa piacere con voi presentare l'associazione Menuetto Mimì Sarà, ma soprattutto Cena a Casa Mia, che andrà in onda questa domenica alle 22:30. Allargatemi un po' l'immagine, fatemi vedere chi ho in studio. Così facciamo l'applauso. Così. Insomma, perché entriamo nel brio, ci stiamo vedendo praticamente spesso perché stiamo lavorando, stiamo registrando Cena a Casa Mia. Io direi di dare il benvenuto in prima persona a Enzo Adriani, buonasera, presidente dell'associazione. Buonasera a tutti, e buonasera Vanessa. Come siamo ginnici questa sera? Hai visto, sì, è un po' la stanchezza di stare dietro un po' a tutti questi personaggi. Scalmanati, è vero che stavi dicendo scalmanati? No, mi sono limitato, ho detto personaggi. Però è bello vedere questa immagine, cioè la musica riesce ancora a unire tante persone. E questo è molto bello. Molto bello. Accanto a te hai Dario Gai, che praticamente sarà il tuo co-conduttore di Cena a Casa Mia. Sì, esatto, sì. Diciamo che una sera sono uscito, pioveva, sì, e a dirotto ho visto questa persona sotto il ponte e ho detto, poverino, invitiamolo a cena a casa mia. E da lì nasce il fatto di condurre insieme questa trasmissione. Sono stato adottato. È stato adottato. E preso sotto la sua ala protettrice. Mi ha dato un tozzo di pane, un piatto di minestra. È un bicchiere di vino, no? No, niente, ha paura. Pane e acqua. Pane, acqua. Ti dirò a Vanessa. No, anche una minestrina ogni tanto. Ti dirò a Vanessa che poi quando sono partito per le vacanze non l'ho lasciato in tangenziale. Ah, l'ho meno male. Ecco, me. Mai lasciare nessuno in tangenziale. Mi raccomando, perché non è una bella cosa. Me, l'ho portato con comunque, me. Comunque, questo è il mood. No, ragazzi, vi interrompo un attimo, giusto per dire agli amici a casa, questo sarà il mood, perché tutto il tempo, ogni domenica, loro si punzecchieranno. E tu dici, andiamo avanti, adesso abbiamo gli ospiti, bisogna andare su palco. Infatti. Ma com'è nata la vostra collaborazione, a parte il ponte, a parte la tangenziale? Allora, vabbè, innanzitutto io e lui ci conosciamo veramente dal Medioevo, subito dopo. E nasce la nostra collaborazione, lui è nella musica, è un autore, un cantante, ha scritto tantissime canzoni, collaborazioni, ha fatto tante cose. E ci siamo sempre incontrati di struscio e di striscio. Io ho anche la parola comunque. Sì. Ma poi dopo ecco, dici tu come ci siamo incontrati. Io ti dico la mia di esperienza. Mi manca la parola. Allora, sì, ci conosciamo da tantissimi anni. Proprio ci siamo conosciuti nell'ambito della musica, Radio Italia, eccetera. Poi ci siamo frequentati poi a fasi alterne, però è sempre rimasto un legame molto forte tra me e lui, tra Giancarlo, e quindi poi è stato naturale scegliere di avviare insieme una nuova esperienza. Io comunque sono sempre stato molto vicino all'associazione Minuetto, pur non essendone diciamo parte integrante, certo, fino a ora, perché da questo momento non mi muovo più dall'associazione. Bene, allora cena a casa mia, ovviamente potete capire a casa che si mangerà, ma alla fine, quindi bisogna aspettare fino alla fine per mangiare i piatti del nostro chef, ma anche musicale, una persona splendida, Giancarlo Del Duca. Buonasera. Buonasera, ciao Vanessa. Come sei carino, sì, quanto mi piace questa cravatta. Mi sono preparato per l'occasione. Ragazzi. Bravo. Fatta diciamo, a mano. Ecco, diciamo la verità, appena l'ho visto ho detto, ma scusami, non sei vestito da chef? Invece poi c'è stato il change.
Poi sono andato in camerino e mi sono cambiato. Bravo, molto bene. Comunque non sono uno chef. No, secondo me sei uno chef, lo so che lo fai per diletto tu, anche tu ovviamente sei nel campo della musica, qua siamo tutti nel campo della musica, però mi piace moltissimo questo messaggio, il fatto di mettersi a disposizione anche degli artisti, degli amici che ci seguono da casa, e vi posso garantire che lui cucina molto bene, ne batte, se ho preso tanti. Due chili è solo colpa sua. Ne batte tanti. Sai, di chef. Dicono di sì, io cucino, loro mangiano, l'associazione è sempre piena di persone, quindi vuol dire che a parte la musica vuol dire che anche la cucina sarà buona. Certo. Poi abbiamo Lorenzo Moglioni che è il direttore artistico, buonasera. Ciao, benvenuto. Vanessa, buonasera a tutti, buonasera. Bene, mi fa piacere incontrarti, leggere sempre le tue scalette, insomma tutto quello che fai, controlliamo per vedere che sia tutto giusto e che tutto proceda per il meglio. Esattamente, provo a fare la parte seria di questa banda di pazzi. Ma ti viene male. Ma mi viene male. Ma ti viene male. Però insomma ci sentiamo quotidianamente con loro e cerchiamo di tirare le fila di questa roba qui. Bene, e da questa parte troviamo la Mimì Sarà Band, perché ci saranno i ragazzi, c'è Raffaele Moretti, Giuseppe Garavana, Manuel Boschetti, ricordo tutti i nomi! E Riccardo Ierardi, che non c'è, che adesso, ma ovviamente ci sarà questa domenica. Il vostro compito sarà quello di accompagnare gli artisti, e poi voi siete degli artisti a loro volta, perché siete dei musicisti e dei cantanti. Certo. Tranne Manuel, tu mi sa che non canti. Tu a cantare ancora sono lontano, lo lascio fare chi non sa fare. A Giuseppe e Raffaele, che poi ci raccontano anche degli aneddoti, è vero? Giuseppe, ti sei preparato qualcosa? Perché dopo ti interrogo. Ah beh, sì, ovviamente. Okay. Io poi ho la, non so se la fortuna per me è sfortuna per voi, forse. Va bene, allora la sfortuna la sentiamo dopo, la facciamo arrivare dopo, perché io pronto per voi la sigla. Cioè, ufficiale ancora non l'avete vista, bene. Poi magari non vi piace, però, però la sigla di Cena a Casa Mia. Fantasia. Ciao Mimì. Mi piace moltissimo anche il brano, però sentiamo, insomma, a voi vi piace la sigla ufficiale? Sì. Bellissima. Complimenti. Oh. Cioè, la vostra è una televisione giovane e, cioè, sta venendo fuori un modo giovane di fare le cose, questo è molto bello. Insomma, ci siamo incontrati con Enzo, è stato oramai un amore non a prima vista, a prima vista, e abbiamo deciso di fare delle cose insieme, sono molto molto felice di questo. Mi fa piacere anche a me, ma poi è sempre bello, diciamo, portare avanti delle idee, delle cose, poi quando si parla di musica è un qualcosa che unisce sempre le persone, in questo caso il testo scritto sempre dai nostri autori di Casa Mia Martini, in questo caso Lorenzo Moglioni, Raffaele Moretti, Giancarlo Del Duca, e, diciamo, rappresenta proprio quello che è lo spirito della serata, lo spirito della trasmissione. Bella la sigla, complimenti. Bene, mi fa piacere. Questa sarà la sigla ufficiale, quindi appuntamento. Siamo qui proprio per dare appuntamento domenica alle 22.30, per 8 domeniche, perché le puntate saranno 8 di Cena a Casa Mia. 8 domeniche con sempre tanti ospiti, tante discussioni tra me e Dario, il mio biondo, e tantissime discussioni continue. E poi ci sono tanti interventi, come hai detto prima, soprattutto di Giuseppe, che lui insieme a Lorenzo cercano di incastrarmi con cose molto difficili, ma poi alla fine non ci riescono perché sono talmente preso con Dario. No, che... perché ci penso io a controbattere. È per quello che... mi aiuta in questo, esatto. Ti aiuto tanto. comunque no, io chiedo scusa proprio in anticipo a tutti i presentatori. Vai, dillo anche in camera, chiedi scusa. Chiedo scusa in anticipo a tutti i presentatori veri, perché è la prima volta che io mi cimento in una conduzione, è colpa sua, quindi sembra tutto male, ma, è colpa, ma non è vero, è colpa ma non è vero, è bellissimo, ma scusa, è bellissimo, per cui, anche perché io lui
non siamo a condurre un qua, noi siamo a cena a casa nostra, io volevo... a casa. E invitiamo della gente, degli ospiti, però lo facciamo. Comunque, mettiamo le mani avanti per non cadere. Oramai tutti fanno che si riprendono a destra e a sinistra e compagnia bella, noi ci riprendiamo anche noi. È invece voglio dire due cose, se mi è concesso. Certo. Allora, una. No, due. Una. Voglio parlare dei presenti qui, a parte la Vanessa che è meravigliosa in tutti i sensi, i nostri Lorenzo Nilo Moglioni e Giancarlo Del Duca, che sono qui in veste, uno di cuoco, l'altro di autore, sono in realtà due grandissimi artisti. Cantanti pazzeschi. E mi sa che alla fine, cioè nelle ultime puntate, li faremo cantare. O meglio, Giancarlo abbiamo già avuto modo, però Lorenzo anche tu dovrai cantare. Verso la fine. Sì. E poi voglio dire una cosa sui ragazzi, perché la Mimì Sara Band è un gruppo meraviglioso. Sono musicisti veramente preparati, veramente... che fanno questo lavoro con amore, con passione e con preparazione. Quindi io li sto conoscendo bene in questo periodo e sono orgoglioso e felice di lavorare a fianco a questi ragazzi stupendi che meritano veramente tanto. Allora, facciamo vedere quello che succederà e poi andiamo in pubblicità. Abbiamo una sorta di promo per raccontarvi Cena a casa mia. Bene. Diamo inizio a questa avventura, Mimì. Dario Gai. Allora, sempre in ritardo. Manuela Savini Bertè, la nipote. Manuela, ciao Manuela. Buonasera. Ti accomodi con noi. Oggi prepariamo le melanzane ripiene, ossia mulignana abbottonata, che è il classico nome. L'abbiamo aspettato, Dario. Beh, qualche focaccetta non ce la siamo, ce l'abbiamo, sì, frega, sì. Ce la siamo fregata. No, sono stato io a tener bada a tutti. Poi stasera devi sapere che assaggerai la mousse di Mimì, una cosa una rarissima. Ricetta segreta. E dovremo convincere Olivia a svelarci la ricetta. Il nostro Giuseppe. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao. Che ciao. Ci parla di un tema, ogni puntata abbiamo un tema. Oggi qual è il tema di oggi? Esatto, beh, la prima puntata mi sembrava il tema è... E i temi saranno tanti, ma facciamo così, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui sempre su GoTV a parlare di Cena a casa mia. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Allora,
Amici, siamo sempre qui per parlare di cena a casa mia. Beh, potevate portare anche magari qualcosina, no? Da stuzzicare, non so, un brindisi, non lo facciamo. Fatelo voi a casa per noi, mi raccomando. Cena a casa mia, vi dicevamo, andrà in onda ogni domenica alle 22.30 su GoTV, però l'associazione Minuetto, Mimì, sarà davvero, tratta moltissimi temi, tantissimi argomenti, chiaramente tanto vicina a mia Martina, ma lo sai che la mia prima insegnante è stata la mamma di Mimì? Sì, sì, me l'avevi detto e si vede proprio che tu hai questo portamento di quella scuola. Calabro? Sì, di quella scuola. Sono calabrese! Senza sottolineare, si vede, si percepisce. Bene, ma parlando anche insomma di tutte le altre manifestazioni, io mi sono sempre innamorata del premio che fate e anche del buon compleanno, sì. Mimì. Allora, vabbè, l'associazione nasce per dare spazio ai ragazzi di poter trovare un punto di riferimento vero dove poter andare non solo ad esibirsi ma a conoscersi, a far musica e a parlare di musica. E chiaramente non bastava solo quello, allora sono nate tutta una serie di iniziative legate all'associazione. Una è quella di andare in giro in tour, per cui fare questo nostro Mimì sarà in tour, portare i nostri lavori insieme ai nostri ragazzi e a tutti i nostri amici big che ci sostengono. Poi nasce in primo luogo, subito dopo, nasce Buon Compleanno Mimì, ma questa è una cosa che sveleremo col tempo, il perché io ho festeggiato Buon Compleanno Mimì e oramai è diventato un evento nazionale conosciutissimo. Lo facciamo sempre il giorno del suo compleanno a Milano, nel cuore di Milano, in Piazza San Babile, al Teatro Nuovo. Al Teatro. Sì, avendo veramente una presenza di artisti notevole. Devi sapere che noi siamo, la nostra associazione ha in pancia un'eredità pazzesca, perché noi abbiamo oltre 100 big italiani che hanno cantato Mia Martini lì in teatro, al Teatro Nuovo, per cui è una grandissima soddisfazione. E poi, sì, come ultima, non meno importante, anzi importantissima, che è quello che permette la porta d'accesso per conoscere meglio l'associazione, è il nostro premio, che è il premio, appunto, si chiama Mimì Sarà. Mimì Sarà. Mimì Sarà, perché quello che ha fatto Mia Martini l'ha già fatto lei, penso che meglio non lo può fare nessuno. E allora i nostri ragazzi possono solo portare avanti questo discorso, ecco perché si chiama Premio Mimì Sarà. Siamo già giunti alla 7ª edizione, questo grazie ai nostri coordinatori nazionali fantastici, che sono Remo Francesconi e Carlo Calandri, che salutiamo. Salutiamo, ciao Remo, salutiamo, ciao Carlo. Perché veramente si stanno dando tanto tanto da fare, ma perché hanno sposato il progetto. Hanno sposato l'associazione e ci stanno aiutando a farla crescere. Quindi diciamo ai ragazzi che ci seguono di iscriversi, perché il premio... Esatto, insomma... iscrivendosi al premio ci si avvicina all'associazione, si fa questo percorso musicale assieme. Noi non tarpiamo le ali, cioè i nostri ragazzi vengono lì e il nostro lavoro è quello di tirare fuori dai ragazzi quello che loro hanno da dire, non quello che noi vogliamo che i ragazzi dicano, o sia musicalmente che a livello di testi. E poi per i più fortunati, i vincitori respirano l'aria di casa Mia Martini, ci conosciamo. I più fortunati poi parteciperanno a Buon Compleanno Mimì in teatro, con i big. Dal vivo, con la nostra Mimì Sarà Band, e saranno lì con i big, con più, noi. I più meritevoli, più I che più i meritevoli. Fortunati, okay. E meritevoli. E diciamo che li prendiamo anche per la gola ogni tanto. Tu arrivi? Allora vi faccio assaggiare qualcosa. Ho per voi qualcosa che riguarda il premio. Abbiamo un video. Oh, bene. Per una notte. Sempre sì,
e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosina. Abbiamo conosciuto attraverso delle immagini il premio, quindi diciamo ai ragazzi che hanno voglia di fare musica di iscriversi. E ai ragazzi vado da questa parte, perché abbiamo parlato tanto della Mimì Sara Band, questi ragazzi che si danno da fare, che sono appassionati di musica. Ad esempio c'è il nostro Giuseppe Gravana, che ogni volta ci racconta degli aneddoti particolari all'interno della trasmissione, che appunto si chiama Cena a casa mia. L'ho detto che si chiama Cena a casa mia, Cena a casa mia, Cena a casa mia, così ve lo ricordate. E un aneddoto che riguarda insomma qualcosa, che cosa mi puoi dire, ci puoi dire? Allora, ad esempio Alan Parsons Project, no, famosissimo, sì, progetto tipo musicale. Cioè, sì, robe, sì, così, sì, sì. Esatto, okay. Robe così, chiedi chi erano i Beatles, no. Esatto, esatto. No, però a proposito di Beatles, no, se ne parlava prima, Alan Parsons, non tutti sanno, anche se ormai sta diventando il segreto di Pulcinella, Alan Parsons in realtà lavorava già come tecnico negli ultimi dischi dei Beatles, probabilmente in Abbey Road, e ha lavorato come fonico, addirittura il fonico principale di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ad esempio. Quindi per dire, no, già. Quindi tutte racconterai insomma tanti aneddoti così all'interno di esattamente, Cena a casa mia. Esattamente. Bene. Vedi quante cose sa i nostri ragazzi. È la parte nostra colta. Lui è la nostra cultura, è il nostro, mentore. No, beh, Dario aveva detto prima un nome che era interessante. Come hai detto, scopritore, non lo so cosa hai detto. Ah, ho detto lo stimolatore di pensiero. Stimolatore seriale, no, quella è un'altra cosa. Facciamo così, Mimì e Sara Band, abbiamo un video, perché vi vogliamo spoilerare qualcosa, ma non troppo. Guardiamo il video. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Perché, perché? Eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio a chiedermi perché tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, ma non so che cosa. Senza di me. Per ogni piano c'è un sorriso, per ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro una porta un po' d'amore, per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ciao Mimì, tantissimi artisti, abbiamo visto Pier Davide Carone, visto che in questi giorni poi abbiamo parlato tanto anche di Lucio Dalla, ma ci sarà Giovanna, ci sarà Andrea Mirò, ci sarà Antonio Maggio e tanti altri. E il suono, ci teniamo a farti i complimenti, Raffaele Moretti, il nostro producer, che ha curato tutti i suoni, davvero molto molto bravo. Un lavorino abbastanza certosino. Certosino, insomma, tracce, mega tracce, sistema lì e fai lì. Non è per un niente grande facile. Lavoro. Bravi, beh, ragazzi. Un grande progetto e un grande lavoro. Bravo, bravo, si dice così, ti voteremo. Andiamo dal nostro Enzo Adriani. Enzo, cioè, il tempo qui vola. Corre, io sì, ci tenevo, vedo che corre in una maniera pazzesca. È sempre così. Sì. Ci tenevo tanto a dire agli amici che ci seguono da casa che dell'associazione fanno parte anche le sorelle. Di allora, ora, Casa Mia Martini nasce per questo, per unire veramente tutto quello che era il vissuto di questa donna. Io sono per l'unione, non per la divisione, e finalmente dopo tanti anni sono riuscito, e a Casa Mia Martini c'è Leda Bertè, la sorella maggiore, Olivia Bertè, Olivia, la sorella minore, perché Mimì una famiglia ce l'aveva. Ce l'aveva, certo. E adesso con un grandissimo piacere sono entrati a Casa Mia Martini anche alcuni nipoti, cioè Emanuela Savini Bertè e non per ultimo Luca, Luca che è il figlio maschio di Olivia, che sono veramente felicissimo perché la famiglia si sta unendo e questo per me è importante. La famiglia, quella diciamo discendente, sono appunto i miei ragazzi che hanno questa disciplina, perché Mimì comunque era molto severa nella musica, sia con se stessa principalmente che con i musicisti, con tutto, perché Mimì
quello che io dico sempre, faceva la musica non in ritagli di tempo. Se volete fare qualcosa nella vita, la musica va fatta a 360 gradi, tutto il resto si fa in ritagli di tempo. E Mimì nella musica non ha mai usato ritagli di tempo, ha usato la sua vita intera. Per cui il fatto di avere l'appoggio della famiglia, ero riuscito ad avere anche il benestare del padre, che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato. Allora io direi, lo dico io così, manca solo Loredana, chissà, non si sa mai. Quindi la diciamo così, la casa buttiamo mia Martini, è sempre aperta. Casa mia Martini è aperta a tutti, lui ne è proprio... Dario, tac! Casa mia Martini è aperta a tutti e come ho detto io festeggio il compleanno e non la morte. E voglio festeggiare quello che Mimì ha fatto di buono è quello di riunire, non di dividere. E spesso oggi in Italia la musica purtroppo divide invece di unire. Ecco, cerchiamo assolutamente unione. Avrei fatto altre mille domande, ma ci saranno aneddoti da svelare anche all'interno della trasmissione. Quindi grazie di cuore per essere stati grazie a voi e vi aspettiamo tutti a cena a casa mia. Va, bravo, fai tu, dai, guarda, aspetta, guarda in camera, Enzo, e fammi l'annuncio. Vi aspetto tutti quanti da domenica 6 marzo alle 22.30, su GoTV a cena a casa mia. E se volete... potete partecipare anche voi. Noi vi aspettiamo, vi apriamo le porte. Va bene, quindi mangeremo tutti insieme, poi lo ripetiamo meglio, così. Certo. E quindi ciao a tutti, grazie Mimì Sarà Band. Grazie Vanessa, grazie la grande Vanessa. Grazie. Ciao. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.